dal teatro al parco o dal parco al teatro, una nuova iniziativa promossa dalla comunità montana Alto Garda che proporrà diversi appuntamenti teatrali in diverse località. Gualtiero Comini è l'assessore alla cultura della comunità montana Parco Alto Garda. Ecco, si svilupperà in diverse serate nei paesi dell'Alto Garda, ma anche al Vittoriale, mi sembra. Sì, direi che il significato dell'iniziativa è che questa rassegna teatrale non si svolge in un luogo unico, ma le diverse rappresentazioni toccheranno proprio le località, i comuni della comunità del parco, in maniera che tutti gli abitanti, ma ovviamente anche i turisti che frequentano il nostro bellissimo parco, abbiano la possibilità di fruire di queste interessanti rappresentazioni. Il tutto poi verrà riassunto in una settimana in cui queste rappresentazioni saranno fatte al Vittoriale degli Italiani. Direi che è un appuntamento culturale importante, un'opportunità offerta alla nostra popolazione, ma anche ai tanti turisti, tanti ospiti che vengono nel nostro bellissimo parco, di godere di rappresentazioni teatrali di livello. E qui devo ringraziare il direttore artistico, il professor Marco Basile, che ha messo in piedi una rassegna di altissimo valore e spessore culturale. Ovviamente ingresso libero. Certo, ingresso libero, perché è un'opportunità offerta a tutti coloro che amano il teatro di poter vedere nei loro luoghi. Abbiamo scelto appunto i luoghi caratteristici che i vari comuni ci hanno indicato per portare sul posto la rassegna teatrale. Dal teatro al parco, dal parco al teatro, un'iniziativa della comunità montana, direttore artistico Marco Basile. Ecco, ancora una volta teatro leggero per l'estate, con appuntamento finale a Gardone Riviera. Sì, devo dire che è una rassegna che vuole coinvolgere per la prima volta in un unico grande progetto tutti i comuni che ruotano all'interno della comunità Alto Parco Garda. È vero, l'idea è quella poi di ricollegarsi alla stagione di prosa del Vittoriale, dove sarà possibile rivedere tutti gli spettacoli che invece in questo periodo, da luglio a settembre, si muoveranno lungo questo percorso del nostro territorio. Avrà un tema questa rassegna o è a ruota libera? No, non abbiamo scelto un tema vero e proprio, abbiamo pensato a curare più che altro una qualità, ecco, ed un teatro comunque sempre di ricerca, un teatro meno tradizionale, ma che possa incuriosire, che possa piacere anche forse chi a questo teatro non è ancora abituato. Dal teatro al parco, dal parco al teatro, è questa iniziativa che interesserà tutti i paesi del Parco Alto Garda, che è stata presentata oggi nella sede della comunità di questo parco. Il Roberto Righettini, presidente, ha tenuto questa conferenza con i suoi collaboratori, Marco Basile, direttore artistico, e Gualtiero Comini, assessore alla cultura della comunità. Ecco, abbiamo sentito anche i sindaci dei paesini, forse dimenticati un po' perché sono un po' fuori mano, felici di poter ospitare queste rassegne, queste manifestazioni. Ma sì, noi quest'anno stiamo cercando di puntare sull'unitarietà del territorio. Molte volte si dà importanza solo ai paesi rivieraschi, quindi da Salò, Gardone, Toscolano, Limone, comunque paesi che hanno già un suo peso, una sua storia, e non si riesce ad amalgamare un territorio che invece ha molte opportunità e soprattutto dal punto di vista turistico offre molto. Questa è un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto come amministrazione di comunità montana. Abbiamo trovato anche Marco Basile, che è una garanzia da questo punto di vista, e abbiamo imbastito una serie di spettacoli direi interessanti. È un modo per far nascere e decollare anche la cultura nel nostro territorio, è un modo anche per pubblicizzare il nostro territorio. Ecco, tutti i paesi verranno toccati, ogni paese avrà la sua manifestazione, il suo momento particolare. Si diceva prima l'aria aperta, ma probabilmente avete pensato anche, in caso di cattivo tempo, di poter avere strutture adeguate. Sicuramente si pensa all'aria aperta, perché siamo in estate, il nostro territorio è magnifico, poi con questo caldo, se continua anche, voglio dire, bellissimo l'aria aperta. Ovviamente se all'aria aperta non si può fare per ovvi motivi di tempo, abbiamo previsto anche strutture secondarie che serviranno al bisogno. Soprattutto l'ingresso è gratuito, libero a tutti. L'ingresso è gratuito, è libero a tutti, e quindi spero poi che ci sia anche una certa affluenza e sia anche gradito, anche perché questo è il primo gradino che noi abbiamo intenzione di potenziare e di continuare negli anni a venire.